ecco, bentornato con il nostro consueto appuntamento dei video del paranormale del sabato. I video di oggi non sono solo terrificanti, ma hanno anche un non so che di inquietante. Prima di iniziare, ti invito ad iscriverti al canale e a recuperare i video precedenti se te li sei persi. Ma ora non perdiamo altro tempo. Cominciamo. L'indagatore del paranormale del canale Il Ghost Paranormal ha caricato questo filmato dove viene mostrata una casa utilizzata per le vacanze estive. Tutti coloro che hanno avuto la sfortuna di passare il loro tempo dentro quella casa hanno dichiarato di aver assistito a dei veri e propri fenomeni paranormali. Sempre secondo le testimonianze, questi fenomeni sarebbero cominciati da quando il proprietario della casa avrebbe praticato una seduta spiritica. Da quel giorno, chiunque è entrato in quella casa ha dichiarato di aver sentito delle risate e di aver visto delle ombre oscure aggirarsi in quel luogo. Il cacciatore di fantasmi del canale Ghost Paranormal si è recato in quel luogo per investigare sulla questione. Arrivato sul posto, l'indagatore del paranormale chiede allo spirito di manifestarsi. Nella stanza si sentono dei rumori e dal rilevatore di EVP si sentono degli strani suoni come dei lamenti provenienti dall'inferno. Nonostante questo, l'indagatore non si fa intimidire e continua le sue indagini, spostandosi in un'altra stanza. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Più passa il tempo, più le cose peggiorano, al punto tale che l'indagatore viene strattonato e spinto da una forza invisibile. Da questo si può dedurre che lo spirito stia dicendo all'uomo di andare via. Credo proprio che non sia il caso di insistere. Una mamma sta riprendendo il proprio figlio mentre guarda la TV. Mentre riprende il piccolo, nota uno strano globo bianco, simile a un granello di polvere. Ad un certo punto, la sedia a dondolo, vicino al piccolo, incomincia a muoversi da sola. La mamma si spaventa e dice al figlio di allontanarsi. Quello che sembrava un granello di polvere sfreccia via dall'inquadratura della telecamera e la sedia a dondolo si muove sempre più veloce. Ora non so voi, ma io qualche domanda me la sarei fatta. Il prossimo filmato mostra un uomo a caccia di fenomeni paranormali. L'uomo si trova in una foresta dove molti hanno dichiarato di aver visto uno spirito maligno. Secondo le varie testimonianze, questo spirito sarebbe lo spirito di una donna morta proprio in quel posto. Lo stesso si nasconderebbe tra gli alberi, mostrandosi e spaventando tutti coloro che osino entrare in quel luogo. Alcuni dicono che potrebbe essere solo suggestione, ma ciò che riprende quest'uomo ha dell'incredibile. Giudicate voi stessi. L'hai visto? Vicino a un albero si può notare la figura di una donna vestita di rosso.
La stessa figura sembra muoversi a velocità supersonica. Le immagini non sono molto chiare. Quello che è certo è che ciò che è stato detto non è solo suggestione. Si sa, nelle fogne ci puoi trovare un po' di tutto, dagli oggetti più strani agli alligatori buttati dai proprietari in America, che non sapendo cosa fare li buttano nel WC credendo di ucciderli. Ma molti di loro riescono a sopravvivere anche in condizioni veramente estreme. Solo che qui non parliamo di animali esotici, ma di qualcosa di terribile, di inquietante. Durante un normale controllo di routine nelle reti fognarie, un robot dotato di una telecamera riprende qualcosa di veramente strano. Ad un certo punto sembra che qualcosa nell'acqua si muova, e da quell'acqua sudicia sembra che spunti fuori una mano. Non si sa bene cosa possa essere, ma riguardando bene le immagini al rallentatore ho notato questo particolare. Sembra una mano, almeno in apparenza, ma se osserviamo bene le immagini potete notare che gli manca un dito. Personalmente non so cosa sia. Posso fare solo delle supposizioni. Potrei immaginare che potrebbe essere lo scarto di un qualcosa di laboratorio. Oppure potrebbe essere la teoria della mano zombie. Stavo solo scherzando. Era solo una teoria inventata da me. Siamo arrivati al termine, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!